Con l'emergenza sanitaria, l'approccio al lavoro è cambiato per molti lavoratori, i quali hanno dovuto confrontarsi con nuove sfide legate agli spazi e alla dotazione tecnologica. Ne parliamo oggi con Elisabetta Cardolini Rizzo di Logitech. Buongiorno Elisabetta, grazie di essere qui con noi oggi. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Elisabetta, quali sono state le principali difficoltà legate alla produttività e concentrazione dei lavoratori durante la pandemia e quali sono le possibili soluzioni? Dunque, grazie per la domanda, Dora, perché è una domanda molto interessante che in Logitech ha sollevato non poco lavoro in merito. Diciamo che i lavoratori si sono trovati catapultati in una nuova modalità di lavoro, di approccio al lavoro, proprio perché si sono ritrovati improvvisamente a lavorare da casa e con dotazioni un po' raffazzonate, per cui cuffiette del telefono utilizzate anche per fare le videoconferenze. Videocamere integrate del PC che non sono propriamente, non hanno un'immagine poi così nitida. E quindi sempre più spesso abbiamo ricevuto richieste di strumenti che possano favorire la concentrazione, ma soprattutto che anche dall'altra parte venga percepito un ottimo suono, quindi catalizzare il messaggio che si sta mandando in una comunicazione che viene fatta a video e per cui c'è tanto messaggio verbale, ma anche paraverbale che diventa molto molto importante. Dotarsi di strumenti che ci aiutano in questo senso e con una qualità quasi reale, mi viene da dire, non può e non ha fatto altro che aiutare il lavoratore e le aziende che si sono dotate di strumenti di questo tipo ad aumentare la propria produttività. Grazie mille Elisabetta, Grazie. parleremo di questo e di molto altro il 3 novembre al convegno dell'Osservatorio Smart Working di presentazione dei risultati della ricerca. Vi aspettiamo.